Grazie Maria Grazia, davvero un piacere aver ascoltato Gianni Trotter, che è il nostro ospite. Giovanni ci ha parlato con tanto interesse della sua persona e davvero questa sera sarà una scoperta, un viaggio di scoperta, ma andremo davvero indietro nel tempo per far rievocare queste belle immagini, ma soprattutto la passione che Gianni porta con sé. Davvero un'emozione poi questo incontro, no? Tra Gianni e Giovanni. Giovanni e Luigina sono una risorsa vera della nostra comunità ormai da quasi 40 anni, ormai 30, una trentina d'anni sono con noi e hanno portato da Venezia, hanno portato da Venezia delle evoluzioni, hanno innovato la cultura della nostra città facendo tanto, facendo soprattutto rete e creando delle opportunità culturali. Questo va dato atto e soprattutto questi incontri che si intersecano in questo percorso culturale che è l'Estate Galatea, un percorso, come diceva Maria Grazia, che ci invidiano molte realtà perché è un percorso davvero ricercato, ma soprattutto che condensa all'interno di questo cartellone davvero tanti appuntamenti che spaziano dalla musica all'arte, dal teatro alla letteratura, davvero degli appuntamenti che sono il lavoro di tante associazioni, ma anche di una visione culturale che ormai da 6 anni abbiamo cercato di dare a questa città con degli appuntamenti importanti. Io davvero vi ringrazio e sono curioso di assistere a questo spettacolo, ma soprattutto a questo appuntamento, perché è un appuntamento davvero vero, come gli altri che l'Associazione Levante ha curato durante l'Estate Galatea e che continuerà. Ci abbiamo l'appuntamento il 21 con quest'altro appuntamento con l'Associazione Levante, darà una possibilità ai nostri cittadini, ma soprattutto a coloro che vengono a passare una bella serata, forestieri, turisti, a vedere qualcosa di diverso. Questa è la nostra Estate Galatea, grazie di essere a Galatone e davvero grazie a Gianni Trotter. Grazie a voi. Allora, di questi uomini che mi circondano questa sera, e Trotter si è già presentato. Cosa diciamo di Raffaele Luponio, che è qui adesso che ci aiuta in veste di tecnico? Diciamo che rappresenta il fare, l'agire, tutto ciò che nel cinema d'animazione, ma oserei dire in tutte le attività dell'uomo, è fondamentale. Il fare, il realizzare quelli che sono i pensieri, quella che è la poesia, i sogni, devono poi diventare concretezza. E di questo potrete avere senz'altro visione venerdì 21, venerdì sera, in cui in un laboratorio molto particolare e molto coinvolgente, interattivo potrei dire quasi, vi coinvolgerà in un percorso che vedrà animare gli oggetti e forse anche le persone. Chi lo sa, Sofia? Sarà un mistero da scoprire. E parlando di mistero, devo dire che non si può non parlare delle note e della musica. Qui parliamo di linguaggi, parliamo di parole, parliamo di immagini e parliamo di musica. Sono tutti linguaggi. E a dare voce alle immagini questa sera, oltre alla voce che più consuetamente intendiamo come tale, quindi la fonia nostra che produciamo con la gola, abbiamo qui il maestro Gianluigi Antonacci. Mo è già conosciutissimo, però qualche parola lo voglio dire. Lui è un grande esperto di multimedialità musicale. Ha una cattedra, è docente presso il Conservatorio Tito Schipa, vanta collaborazioni importanti con attori, con performer, per balletto, crea colonne sonore di film, collabora in tanti modi, con una musicalità che vede ricerca, passione, entusiasmo e perizia, non ultima, e che vi mostrerei e vi presenterei qualora lo vedessi. Perché con questa luce negli occhietti belli ho qualche difficoltà. Prego. Buonasera, salve, salve a tutti. Spiegaci in due parole
come animerai musicalmente queste immagini? Allora, quando Gianni mi ha presentato il suo progetto, il suo lavoro, la sua ricerca, questo forse un paio di mesi fa, adesso non ricordo bene, ero molto interessato a questo suo percorso, a questa sua ricerca. Già immaginavo cosa potesse essere, però poi quando è arrivato l'altro giorno abbiamo in realtà pattuito un percorso. In realtà che cosa accade? Non abbiamo stabilito, o meglio c'è un percorso stabilito, ma ciò che andremo a fare, almeno per quanto riguarda il punto musicale, è veramente l'ispirazione al momento. Diciamo che mi baso molto sull'improvvisazione, ma l'improvvisazione sappiamo, come nel jazz, come in molta musica anche contemporanea, non è improvvisazione aleatoria, pura, così casuale. In realtà è frutto comunque di un percorso di ricerca che poi si concretizza in un atto che può essere in una direzione oppure in un'altra, però in realtà c'è una strutturazione comunque a monte, una strutturazione però sempre libera di poter navigare su diversi fronti. Per cui e anche Gianni, quando lavorerà, lo vedrete tra poco con i suoi oggetti, ha un percorso fatto, però il movimento che compie in tempo reale è proprio quello di quel momento ed è unico e non irripetibile in un certo qual modo. Quindi diciamo che andremo verso un percorso di vissuto contemporaneo proprio nel momento in cui vediamo. Io vedrò le immagini, avrò un certo canovaccio, ma mi lascerò guidare letteralmente da quello che Gianni costruirà. E quindi dalle suggestioni e dalle emozioni. Allora, a questo punto non mi resta che dare risposta ad una domanda che mi ha fatto qui questa bimba in prima fila. Zia, ma tu perché proprio tu e perché sei qui? Beh, allora, io sono Maregrazia Rizzo, per chi non mi conoscesse, e faccio parte dell'associazione Allevante, di cui prima il sindaco ha parlato, e devo dire che questa associazione, nelle persone di Giovanni Santi e Luigina De Prezzo, ha portato a Galatone una ventata di ricerca basata sulla documentazione, sull'epistemologia, di tutto ciò che poteva essere la lettura, l'immaginazione, l'approccio ad una cultura ampia e rivisitata, non dottrinale ma vissuta, anche divulgativa, potrei dire. E quindi io sono qui per questo, Sofia, perché faccio parte di questa associazione e immeritatamente mi hanno chiesto di presentare queste persone in un modo un po' diverso, che mi rappresenta, in un modo mio. E allora parlavamo di emozioni. Qual è il legame fra la lanterna magica, il viaggio, i percorsi, la comunicazione? Dove sta questo legame? Beh, il legame sta, come diceva prima Trotter, nella domanda che si ponevano nel Settecento i lanternisti quando andavano di paese in paese. Che cosa dicevano? Lanterna magica cernere, qui scupiat. Lo dico in latino perché così è trascritto nell'elegia dell'abate del 1700 e rotti. E allora chi desidera, qui scupiat, chi desidera, quindi non chi vuole, ma chi desidera cernere è più di vedere, e creare un discrimine, e conoscere, e discernere, e conoscenza attraverso la lanterna magica. La lanterna magica proietta delle immagini che comunicano qualcosa. Non si può non comunicare, diceva Vraslavic, è il primo assioma del suo lavoro sulla pragmatica della comunicazione umana. Infatti noi comunichiamo in qualsiasi modo. Non è un caso che prima ancora che l'uomo diventasse padrone del linguaggio, usò quello strumento, prima ancora del segno, usò quello strumento che usano i bambini e che si chiama disegno. Usò il tratto per rappresentare in una caverna intanto ciò che vedeva la realtà e poi ciò che immaginava, ciò che era dentro. Ed è da questo desiderio, da questo rendere sia la realtà che i sogni attraverso l'immagine,
attraverso l'immagine che poi l'uomo ha visto un giorno, riflessa attraverso il fuoco che aveva acceso lì in quella caverna per tenere lontani gli animali feroci. Guarda, che è? L'ombra. Era l'ombra. L'ombra di se stesso che non aveva mai visto, che non conosceva, che portò sgomento, paura. Poi si muoveva, anche l'ombra aveva le stesse movenze. Allora si rassicurò. E allora è da lì il famoso mito della caverna di Platone. È lì che l'ombra diventa umana, è lì che l'ombra perde l'ancestrale paura per diventare altro, ed è lì che la luce diventa potere di conoscenza, ed è lì che l'uomo inizia un viaggio interiore, un viaggio reale però anche, un viaggio che lo porterà attraverso un percorso lungo, lungo, tantissimo tempo e tantissimi luoghi, ad usare l'immagine e a fare di tutte le immagini uno strumento potentissimo, uno strumento che serve per avvicinare il mare alla terra, per avvicinare la terra al cielo, per avvicinare i confini, per avvicinare i popoli, per avvicinare gli uomini e forse, dico forse, per avvicinare l'uomo a se stesso. Ed è così che iniziamo questo itinerario tra terra, mare e cielo. Bene. Partiamo. Allora, ho messo... è tutto fatto a mano, quindi portate pazienza se ogni tanto ci sarà qualche intoppo, perché è tutto appunto fatto con pezzi di vetro dipinti 150 anni fa, piccoli aggeggi di registrazione, di effetti sonori, di file musicali, il pianoforte, e devo ringraziare anch'io Gianluigi per questo incontro che ci ha portato a creare questa cosa insieme. Sono io che ti ringrazio di questa esperienza. È reciproco. Grazie. Quando vuoi, sì. Spegniamo le luci. Allora, io adesso parto con un vetro panoramico, è l'inizio della storia, ci troviamo in Inghilterra, da dove vengono queste macchine e gran parte di questi vetri, dopo avervi dato il benvenuto con l'immagine che è nella parte inferiore della lanterna magica. Partiamo con terra, mare e cielo.
Solo nel 1994 l'Inghilterra promulga una legge che vieta la punizione corporale delle scuole. La vita è anche dura per tanti, in Inghilterra come in tante altre parti del mondo, allora come oggi. Il dolore spesso lo si affoga nell'alcol. Ragazzi che vivono in strada, raccontati da un grande scrittore Dickens. E allora si va. Partiamo per un viaggio, per conoscere, per incontrare, ma anche per sperare, per ricercare la libertà, per vivere. Si va per terra e per mare. Incontrando montagne di ghiaccio. Thank you.
E poi si parte dalla nave, la slitta, la mongolfiera. Per cielo. Ma volando incontriamo anche la guerra. E nella guerra c'è anche chi incontra il dolore che lo separa dalla vita. Il viaggio prosegue. La nostra mongolfiera lancia un messaggio.
Parigi! E davanti all'opera, improvvisamente, ecco. L'acrobata per finire. Viaggio prosegue. Attraversiamo le Alpi. Thank you.
Sono arrivati i gatti. Eccoli i gatti. Mamma mia. Questo mondo infernale. Ah, arriviamo finalmente. Dove che viveva il mio amico Giovanni? A Venezia. Ecco. Ha la forma di un pesce. Che bello. Dal niente che ha costruito sta meraviglia. Ma tanti turisti, troppi che ne sei. Fioi. Facciamo 5 minuti di intervallo, fioi, per sugar il sudor del Salento, ma forse peso ancora del nord. Ma quando chiedete intervallo, cosa che c'è? Fioi, fie, no? Ti inserà? C'è un movimento. Per comprendere bene tutto questo che stiamo vedendo, dobbiamo fare un viaggio nel tempo, dobbiamo fare uno spostamento mentale noi. Dobbiamo pensare a quando non esisteva niente di tutto ciò e le persone nascevano, vivevano e morivano sempre nello stesso luogo, dove ancora non c'era la possibilità di andare a scuola per tutti. La scuola in alcuni luoghi non c'era. E quindi non si conosceva e quindi non si sapeva. E chi viveva sulla costa conosceva solo il mare, chi viveva in montagna conosceva solo la montagna, non conoscevano le città, non sapevano come ci si spostasse, non conoscevano la geografia del territorio. E quindi voi dovete immaginare la meraviglia, dovete immaginare lo stupore. Forse soltanto chi ha vissuto il passaggio tra l'analogico e il multimediale, il digitale, può capire quella meraviglia.
Quanti di voi a casa da piccoli non avevano il telefono grigio, quello col disco e col filo? Quanti di quelli della mia generazione non hanno ascoltato le prime favole con i dischi in vinile piccoli, 45 giri infilati nel mangiadischi? I bambini di oggi non sanno neanche cosa sia il mangiadischi, neanche cosa sia il telefono col filo. Allora noi forse possiamo ricordare la meraviglia della TV a colori, la meraviglia di ciò che è stato poi il primo cellulare. Allora, questo passo in avanti della tecnologia, questo passo in avanti della scienza, che adesso vanno di pari passo, no? Ci portano a guardare, ad avere uno sguardo cinico su ciò che viene dal passato e a dire forse, beh, e che c'è? Qual è la novità? Se adesso io al cinema posso vedere spettacoli con tanti effetti speciali, bene, la radice di quegli effetti speciali è questa, sono questi movimenti. La lanterna magica non è altro che fisica, che scienza, riportata e adattata al bisogno umano, come sempre, nel proprio progresso. Allora, per cogliere bene l'immenso che c'è dietro una lastra di queste, è necessario per noi operare uno spostamento mentale, far finta di non conoscere, far finta di essere nudi, di non avere pensieri, di non avere sovrastrutture, essere quasi ingenui, guardare al mondo, come diceva Pascoli, con gli occhi del bambino. E sono gli occhi di quel bambino che sono in trotter, che lo spingono ancora oggi ad un percorso che ricerca, che entusiasmo, a portare in una piazza che è questa un linguaggio e un viaggio, a sperare di riaccendere in ognuno di noi quella scintilla, che è quella scintilla che sa d'infinito, che è quella scintilla, ecco, che rende l'uomo diverso dagli esseri che non sono viventi. Bene, ci siamo. Ho preparato anche i liquidi, questo vetro, mi mantiene giovane, sapete, perché devo cercare di collegare tutto, sistemare in tempo reale proprio, senza nemmeno aver prima predisposto il tutto. Allora, bene, questa la devo mettere dopo, la mettiamo qua. Se un collezionista vedesse come mi muovo io con queste cose che sono preziose di 150 anni fa, si metterebbe le mani nei capelli proprio, perché spesso il collezionista ha questo, io lo chiamo un po' limite, di essere troppo geloso delle cose che colleziona. Io non sono un collezionista, io ho raccolto questi materiali con la finalità precisa di farli rivivere e raccontare delle storie. E quindi questi materiali mi servivano. Quando faccio spettacoli di luce in grandi spazi e ci sono tutti quanti questi materiali che raccontano la storia, non sono messi sotto vetro, possono essere toccati, con tutto ciò che questo significa anche dal punto di vista della possibilità che si rompano. Ma la vita è fatta così, ci si rompe, ci si aggiusta, si vive, si muore. Thank you.
scusate, ma un attimo.
E allora si prosegue il viaggio. Il mare ha celato il dolore e la vergogna degli umani silenti.
Arriviamo di notte. Improvvisamente una luce appare in lontananza. Le fantasmagorie di Robertson. Inizio 800. Fiumi, profumi, rumori infernali impavorivano la gente. Resuscitavi i morti. L'inventore degli effetti speciali cinematografici prima che il cinema nascesse. Venne messo in prigione perché accusato di magia nera. Era dall'altra parte dello schermo, il pubblico vedeva solo lo schermo, come al cinema.
allora fuggiamo dalle fantasmagorie e guardiamo lo spettacolo di luce che a volte ci dimentichiamo, il nostro universo. La luna e le sue fasi. È Venere che si pone tra la Sole e la Terra. E infine il gran finale, i cromatropi. Thank you.
Facciamo davvero un grande applauso a Gianni, perché allora oggi siamo abituati alla tecnologia che ci fa quasi tutto, insomma, che semplifica molto spesso, non sempre, la nostra vita, anzi alcune volte ce la complica. Però gestire questo strumento, come vedete, mette alla prova davvero l'esecutore, in questo caso il performer, in questo caso l'artista, perché comunque ha il piacere, il gusto di dover gestire queste meraviglie storiche. Abbiamo assistito a una situazione che veramente sono rarissime queste esibizioni, si chiamano queste performance. A livello europeo, mi raccontava Gianni, sono forse 4-5 persone che si dedicano a recuperare questa tradizione, e la presenza di questo pubblico a mio avviso è veramente importante, perché siamo nell'era della tecnologia, però ritornare a vedere questa storia, a vivere questi momenti magici con tutti gli incidenti, mi dice, ma quanti incidenti ci sono stati in questo momento, perché chiaramente sappiamo tutti che gestire questa strumentazione delicatissima, e l'errore, oppure anzi proprio l'incidente, è dietro l'angolo. La bellezza è che anche se si avverte che c'è qualche cosa che non è filata al meglio, comunque fa parte della nostra natura, siamo imperfetti, nella nostra imperfezione siamo però unici e siamo speciali, e per questo noi ringraziamo Gianni, che veramente ha faticato 7 camicie per dare prova, perché non sono situazioni chiaramente sceniche quotidiane, ecco, questo sicuramente. Lascio a te nuovamente la parola, perdonami. Grazie per il tuo contributo. E diciamo che abbiamo vissuto questo salto temporale, no? Siamo andati all'indietro nel tempo, perché è proprio questo che vivevano le persone tanti anni fa. C'era qualcuno che come trotter manovrava questo strumento, e la gente vedeva quello che abbiamo visto noi, perché questi vetri sono davvero quelli dell'Ottocento. E quindi abbiamo vissuto un immaginario attraverso le sue parole, la sua cura, la narrazione, con l'aiuto di alcuni strumenti. E come diceva Gianluigi, l'errore, il limite, un limite che proprio come l'errore non è mai sintomo di debolezza, ma di forza. Perché l'errore vuol dire che stiamo lavorando, che stiamo pensando, che stiamo agendo. E quindi sbagliamo perché non siamo perfetti, ma ambiamo a quella perfezione che non raggiungeremo mai, per fortuna. E allora in questo c'è la magia del racconto, la magia dell'immagine che si muove attraverso questo scorrere. E mi fa piacere che ci siano, vedo anche delle persone giovani, giovanissime, i più piccoli si sono addormentati, hanno ceduto, ma è normale che sia così. E perché, come avete visto, i giochi, i movimenti delle ultime immagini esistevano già. Voi ragazzi dovete ricordarvi che l'uomo non inventa niente, trae tutto dalle proprie radici. Noi siamo il nostro passato, e solo quando conosciamo bene chi siamo che possiamo crescere e diventare altro e superare noi stessi, e quindi superare il limite, e quindi superare l'errore. Il messaggio e il bello di questo percorso e di questo viaggio è proprio questo coniugare passato presente con uno sguardo verso il futuro, con la speranza che non ci sia più un uomo affacciato, ben vestito, affacciato ad un parapetto che guarda un'imbarcazione piena di umani inabissarsi, ma che ci possa essere sempre una mongolfiera che guarda dall'alto ciò che accade tra noi, e avvicinandoci l'uno all'altro, avvicinandoci a noi stessi, perché il viaggio più importante si rende possibile solo quando conosciamo noi stessi. Il viaggio dentro di noi è quello che ci permette poi di avvicinarci all'altro e di superare i confini, i limiti, attraverso tutti i linguaggi che abbiamo a disposizione. Grazie a tutti voi. Chiedere se c'è, anzi, qualcuno che ha delle domande. Io credo ha un
la sua vita è un'avventura, la vita di Gianni è un'avventura, però forse qualcuno vorrebbe, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda tecnicamente o anche qualche cosa, siamo chiaramente aperti a questa anche curiosità. Io avrei mille domande da farti, però lascio a voi eventualmente il piacere di chiedere qualcosa. È stato il momento successivo al ringraziamento del pubblico. Allora, c'è qualcuno di voi che ha qualcosa, che vuole chiedere qualcosa? Antonio, hai una curiosità? Vorresti chiedere qualcosa? Hai visto che c'erano anche alcuni animali ritratti, gatti, il topolino che andava nella bocca di quel signore, gli uccelli, gli orsi. Vuoi chiedere niente? Qualcun altro? No. Il pubblico di Mienza. È stato bellissimo e mi rimane il sapore in bocca, ecco, devo godermelo, me lo sto godendo. E cosa ti è piaciuto? Cosa ti è piaciuto di più? La magia è l'uomo. L'uomo è la magia. L'uomo è che costruisce. Ecco, io sono innamorata adesso di Gianni, perché ho avuto la fortuna aspetta di che stare ti guardo. Veramente ti guardo. No, perché la lanterna che ci divide. Ho avuto il piacere di essere vicina qui alla strumentazione e vederti mentre operavi, ed è stato veramente uno starti vicino continuo, un sentire la tua ansia, il tuo cercare in mezzo alle tue lastre. E poi è stato bellissimo, che vi devo dire, non mi viene da dire nient'altro. Basta guardare, vedi qui, se tu vieni qua e vedi il disastro che ho fatto. Di boccette, il genere normalmente è tutto ben organizzato. Cioè lui ha creato, non mi è mai successo di fare così tanti incidenti come questa volta, ma non perché sono in Salento, ma perché grazie al torrido clima di questi tempi in Italia e evidentemente anche qui abbiamo avuto veramente delle grosse difficoltà, praticamente non abbiamo provato, le combinazioni erano anche totalmente nuove, perché il fanciullo qui, no, è la prima volta che lo facciamo insieme, e quindi non è così semplice. Non abbiamo voluto provare, perché si può provare solo con il buio. Quindi abbiamo fatto una piccola prova, ma molto parziale, ieri, e mi sono accorto che avevo anche dei vetri che non erano in ordine. Quindi lui era scocciato con me, perché saltavo dei pezzi. E lo sentivo, quindi gli incidenti sono stati tanti, diciamo. Ma la creazione finale è stata bellissima. Volevo tornare a casa mezz'ora per farmi una doccia, non sono riuscito, per cui ho fatto tutta la tirata del pomeriggio fino adesso, per cui già ero copà, ecco, se dice Venezia, proprio già ero copà, e le cose sono venute così. Grazie umanamente. Veramente grazie. Allora, ci sono altre domande? Altre curiosità? Altrimenti, prego. È lui che ha una domanda, perché questo fanciullo qui lo conosco. Perché noi quando eravamo piccolini... Lui era mio cugino piccolo. Ecco, io ero il cugino piccolo suo. Abitavamo a Vittorio Veneto, io abitavo. I cugini abitavano in altri luoghi. E l'estate, in questa grande casa padronale... E tutti i cugini si ritrovavano per due mesi, ed è stato un periodo molto bello, fortunato, privilegiato, ecco, ricordiamoci sempre, privilegiato, della nostra infanzia, la possibilità di essere ospitati dai nonni paterni, ricchi, proprietari terrieri, studiosi, e quindi riuscire a vivere ospitali, generosi, e a vivere insieme diverse età, crescere, e ce lo siamo portato nel cuore. A distanza di tanti anni, questo mi manda pochi giorni fa i casi della vita. A me piacciono moltissimo le coincidenze. È come se la vita fosse segnata da dei fili trasparenti, invisibili, ma che in realtà ci tengono uniti.
può essere Dio, ma può essere l'universo come energia, possono essere tante cose. Ok? Questi fili. E questi fili hanno portato a questo ragazzotto qua, come potete vedere, di inviarmi un messaggio, dopo tanto tempo poi, dicendomi che lui è da queste parti, in una casa, e che se volevo potevo andarlo a trovare. E gli ho detto, se vuoi, vieni qui da... Da Caia, vieni, perché io, fatalità, proprio in questi giorni faccio uno spettacolo di Lanterna Magica e adesso ci siamo incontrati. La Lanterna Magica è anche questa cosa qua. La mia domanda è questa. Fai solo questa performance questa sera oppure hai tutta una tournée? No, perché non esce. Venerdì assisto lui. Poi avevo il 10 di agosto uno spettacolo a Pesaro per le candele sotto le stelle, ma ho rinunciato perché questo si svolgeva in una piazza ed era molto complicato proprio allestire il tutto in una piazza, diciamo, non raccolta. E il rischio qual è? Di perdere la magia della Lanterna Magica, ovvero devi trasformare completamente la narrazione con una relazione diversa che non mi interessava, diciamo. Mi dispiace perché il Candele sotto le stelle era una bellissima iniziativa magica. Ecco. Quindi ci sarò a fine settembre, dalle mie parti, nella Casa del Tiepolo, in provincia di Venezia, perché uno dei dipinti meravigliosi di Tiepolo è stato il Monzognovo, un dipinto enorme dove viene raffigurata un grande scatolone con dei fori, degli obiettivi per guardare dentro, le vedute ottiche che ho fatto vedere all'inizio. Allora, sta cosa mi piace perché in qualche modo il mondo nuovo anticipa la Lanterna Magica e anticipa poi il cinema. Ecco, quando io trovo qualcosa che è interessante o curioso, come andare a fare uno spettacolo di Lanterna Magica nell'aia di una casa di contadini, mi è capitato di farlo in montagna, divento lanternista dei poveri. Ecco, perché io preferisco essere lanternista dei poveri, dei semplici, una lanterna popolare, ecco, diciamo, ecco, in questo senso qua, umana, dove dentro la narrazione c'è il bene e il male, c'è il viaggio, come dicevo, come conoscenza, ma c'è il viaggio anche come speranza di vivere un futuro migliore. E questo, di questo noi siamo circondati e noi stessi a volte dimentichiamo che la nostra umanità è un'umanità migrante, ognuno di noi. Questo un po'.